ogni città ha i suoi spazi dedicati al verde pubblico. Abbiamo preso ad esempio Genova e il dottor Zauli, responsabile del verde in città, ci spiega cosa c'è e come viene gestito il verde pubblico nel comune di Genova. La situazione del verde urbano a Genova è abbastanza complessa, come complessa la situazione di tutta la città. Genova è una città che si distende per 45 chilometri, va dal livello del mare a 1200 metri sul livello del mare all'interno del comune di Genova, e quindi le situazioni sono molto differenziate. Anche il verde subisce quindi la stessa situazione, e abbiamo quindi molte tipologie diverse di verde. Allora, i parchi più importanti della città sono costituiti da ville storiche, cioè ex ville padronali che sono state poi o acquistate o cedute al comune, soprattutto negli anni fra le due guerre. Partendo dal ponente abbiamo delle importanti ville da segnalare, come la Villa Duchessa di Galliera, che è il parco come dimensioni più grande della città, il parco storico più grande della città, perché raggiunge 36 ettari di superficie. È un parco molto interessante perché anche al suo interno esistono degli animali in regime di semi-libertà, vi è un recinto che comprende un centinaio di daini che è molto apprezzato dai bambini e dai visitatori in genere. Spostandoci verso il centro, a Pegli vi sono due altri importanti parchi, la Villa Pallavicini e la Villa Doria, che sono fra i parchi storici più conosciuti di Genova. La Villa Pallavicini è l'unico parco genovese con ingresso a pagamento, è stato progettato dal Canzio, che era lo scenografo del Carlo Felice nel secolo scorso, ed è un parco che contiene alberi molto belli e oltre agli alberi anche dei diverse edifici che sono molto apprezzati dai visitatori. Questo parco qui è stato restaurato nel 1991 e deve essere ancora completato il restauro, verrà completato, pensiamo, nei prossimi anni. Spostandoci ancora verso il centro abbiamo a Sestri la Villa Rossi, anche questo un ex parco storico, all'interno vi è la sede di una scuola, e questo, per questo parco è previsto un importante progetto di restauro nei prossimi anni. A San Pier d'Arena esiste un altro parco storico recentemente restaurato, il restauro è stato completato proprio quest'anno ed è la Villa Scassi, anche questo è un parco storico bellissimo che ha visto l'impegno dell'amministrazione abbastanza intenso, perché si sono spesi alcuni miliardi per questa operazione di restauro, e il completamento del restauro ha riportato il parco all'antico splendore, e di questo parco qui se ne possono giovare non soltanto i cittadini di San Pier d'Arena, ma i cittadini di tutta Genova. Nella zona centro esistono altri diversi parchi interessanti, la Villetta di Negro, dove c'è la direzione dei giardini e dove si trova un importante museo di arte orientale, la Villa Gruber, la Villa Croce, anche queste sedi di importanti musei. E un altro gruppo di parchi interessanti è quello che si trova nella zona di Albaro, Villa Bombrini, Villa Cambiaso, Valletta Cambiaso. Anche questi sono parchi che contengono attrezzature sportive o importanti strutture quali l'università, la facoltà di ingegneria o il conservatorio per lo studio della musica. Andando ancora a Levante abbiamo gli importantissimi parchi di Nervi, che sono i parchi più conosciuti di Genova. Sono un complesso costituito da un complesso di tre parchi, un corpo unico, Villa Groppallo, Villa Serra e Villa Grimaldi, e un altro parco separato ancora più a Levante, che è la Villa Luxoro. Per questi parchi sono in corso dei lavori di restauro in funzione del G8, e nei prossimi anni comunque sono previsti importanti lavori di restauro. Voglio ricordare ancora che la Villa Grimaldi è sede del Roseto di Genova, uno dei più importanti roseti italiani,
all'interno del quale ogni anno si svolge un concorso internazionale di rose rifiorenti, perché il concorso si svolge nel mese di settembre e premia la qualità della rifiorenza di queste delle rose, e a questo concorso partecipano i più importanti produttori di rose di tutto il mondo.